Grazie, signor procuratore, i miei saluti innanzitutto a All'invito lei, grazie per l'invito. stesso. Colgo l'occasione per portare i miei saluti al procuratore di Bari, ai colleghi della SPAC, ai colleghi della Procura di Bari, al procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Rao, Dottor Federico De Rao, al direttore della DIA, Direttorito Diaz, alla Polizia Giudiziaria Albanese e a tutta la Polizia Italiana Polizisti che è Italiani, stata coinvolta in questa brillante operazione. Azione Procir, Operazione Toshkulchir. Desidero anche salutare e ricordare il magistrato albanese di collegamento a Eurojust con cui abbiamo condiviso anche l'ultima riunione di coordinamento del 23 giugno. I miei complimenti e il mio supporto a questa importante azione. Vorrei soltanto sottolineare tre notazioni da parte mia. Come ha evidenziato il procuratore nazionale, la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia italiane e quelle albanesi si sta ponendo quale modello di altissimo livello nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. Vorrei dire che questo modello, oggi si è perfezionato perché stiamo utilizzando con grande impegno e grande efficacia lo strumento della squadra investigativa comune. Questo ci sta consentendo di abbattere completamente le barriere giuridiche e le barriere territoriali tra Italia e Albania. Quello che sta avvenendo tra Italia e Albania non ha precedenti e si pone come modello anche in ambito europeo, dove posso testimoniare che spesso è più difficile raggiungere analoghi risultati anche con i partner dell'Unione Europea. Per questo, nella prossima riunione del Collegio di Eurojust, io presenterò i risultati di questo eccellente lavoro a tutto il Collegio, a tutti i membri di Eurojust. Quale appunto modello al quale si devono ispirare tutti? Seconda notazione, incidere sul riciclaggio, come è accaduto in questa terza parte dell'indagine, significa ripristinare le condizioni fondamentali per assicurare legalità e sviluppo economico. Io credo che questo sia una testimonianza preziosa per tutti i cittadini onesti, italiani e albanesi. Senza incidere, senza recidere il riciclaggio, non ci può essere sviluppo economico. La terza notazione che voglio evidenziare è che questa odierna è solo una tappa, sia pure importante, di un lavoro ancora lungo. Perché la criminalità albanese e quella italiana mafiosa ormai sono attestate ai più alti livelli della criminalità mondiale.
tashmë janë të verifikuara në nivellet më të larta të kriminalitetit botror. Sicché quella di oggi sia pure importante e solo una tappa di un cammino che dovrà continuare. E in questo cammino voglio confermare al procuratore di Bari, al procuratore Abencraia, al procuratore nazionale, alla DIA e alla polizia albanese che noi ci siamo, che Eurojust è al fianco vostro a sostenere e a supportare i vostri sforzi investigativi. Grazie. Ju falenderoj edhe një herë.